Martedì 28 luglio, Massimo Isola, candidato a sindaco per il centro-sinistra, si presenta alla città con la sua nuova sede elettorale per il suo comitato e per un nuovo inizio per Faenza. Già un messaggio in questo primo, in questa prima giornata, valori e continuità. Sì, noi abbiamo scelto di stare in piazza. Sarà una campagna elettorale reale e digitale che accadrà sul web, ma accadrà anche tra la gente, nelle piazze e nelle strade. Abbiamo scelto di partire da qui, da uno spazio rigenerato, uno spazio commerciale chiuso da qualche anno, che trasforma un ostacolo in opportunità e diventa luogo dove fare succedere cose. E da questi muri partiremo raccogliendo opinioni, idee, e da questi muri racconteremo anche la nostra idea di città. La nostra idea parte dalla piazza, perché per noi la piazza è l'opposto dei muri. Per noi la piazza è il simbolo della città aperta, solidale, inclusiva, internazionale e orgogliosa delle proprie radici. Per noi la piazza è il simbolo di una Faenza che ha costruito secolo dopo secolo la propria identità sull'incontro tra le persone, tra il saper fare e il saper pensare insieme. Ecco, con questo spirito abbiamo costruito un comitato elettorale e l'abbiamo fatto con un grande spirito di squadra, veramente un gruppo importante di cittadini, amici che si stanno unendo giorno dopo giorno a questo progetto. Un progetto che non è un accordo elettorale contro qualcuno, ma è un progetto politico per Faenza, per le nostre idee, per i nostri figli, per le nuove generazioni. Stiamo costruendo un progetto, un programma elaborato, profondo, autorevole, serio e possibile, grazie al lavoro di tantissime persone che stanno mettendo a disposizione i loro saperi, le loro sapienze, le loro visioni. Ecco, stiamo intrecciando tutti questi punti di vista perché vogliamo costruire un progetto che sappia dare risposte alle domande nuove della Faenza di questo XXI secolo post-Covid, domande alle quali sarà molto difficile dare le giuste risposte. Ecco, crediamo che non ci sia alternativa al mettere insieme questi punti di vista, mescolarli, elaborarli e produrre attraverso un laboratorio un'idea di città futura, orgogliosa, non impaurita, curiosa e che sappia continuare a svolgere la propria funzione in provincia di Ravenna, nell'Unione dei Comuni, nella regione Emilia-Romagna, in Italia e nel mondo per la ceramica, poiché Faenza è questo. Faenza è una città che da sempre svolge una funzione territoriale ed internazionale. Per noi è fondamentale portare avanti questa tradizione e per farlo abbiamo bisogno di un grande lavoro di squadra. Nessuno di noi è autosufficiente. Siamo forti nel momento in cui sappiamo trovare la visione comune e credo che ce la stiamo facendo, che siamo sulla strada giusta e credo che questo nuovo inizio stia iniziando ad accadere. Giorno dopo giorno proveremo a curarlo e ad alimentarlo. Tutto chiarissimo, solo una battuta finale, è un luogo anche simbolico l'ex pellicceria Matatia, forse già una risposta alla destra. Sì, è il luogo nel quale, dal quale sono scomparsi alcuni cittadini faentini. Qui hanno vissuto gli ultimi anni 30 una parte della famiglia Matatia che il nazionalismo e il sovranismo ha portato ad Auschwitz, poiché cittadini ebrei che avevano una casa a Riccione vicino alla villa del Duce. Non era bello che il Duce andasse a fare vacanze vicino a una famiglia di ebrei. Quella famiglia Matatia non volle vendere quella casa e pagò a caro prezzo, poiché insomma finì ad Auschwitz. Anche in questi muri pochi anni fa un anziano signore portò un plico di lettere, erano le lettere di una giovane Matatia che aveva mandato nel 1943 ad un giovane fidanzato, poi divenuto quello anziano, nel quale raccontava delle sue gioie, dei suoi dolori pochi giorni prima di partire per Auschwitz. Roberto Matatia da queste stanze ha riscritto la storia di quel pezzo di sua famiglia attraverso quelle lettere che trovò qui e ha costruito questo libro, I vicini scomodi, che anch'io e tutti stiamo portando in giro per l'Italia e per l'Europa. Ci sembrava bello partire dalla memoria giusta.